Amici e amiche carissime, bentornati con una nuova puntata del ciclo di catechesi La Madonna negli scritti di Maria Valtorta. È un po' di tempo che non riusciamo ad andare in diretta, come vi accennavo durante il periodo estivo. Facciamo quello che si può, ecco, però torniamo questa sera con una nuova puntata. Oggi è la festa liturgica di Santa Marta e vedremo che questa puntata comincia con una con un riferimento, insomma, proprio un colloquio di Gesù a Marta, sorella tra l'altro di Maria di Magdala, al termine della lunga vicenda che abbiamo seguito, ecco, della conversione della grande peccatrice Aglaè, che mostra appunto l'immagine stupenda di Maria come madre piena di bontà, di amore, di misericordia, ecco, che si pone come esempio su questo certamente a tutti noi, quindi un grande esempio mariano da seguire specialmente per le anime, ecco, che desiderano essere tutte di Maria, imitatrici di Maria, devote a Maria. Ecco, da Maria dobbiamo imparare soprattutto questa grande arte d'amare, ecco, come un po' la memoria liturgica di oggi, ecco, di colei che era sollecita nel servizio e nell'amore ci ricorda. Appunto, riprendo la lettura da dove ci siamo fermati, ci siamo lasciati con Aglaè, che viene congedata da Gesù e indirizzata verso un luogo deserto a consumare appunto la sua penitenza, e la Madonna che si compiace con Gesù dicendo: l'hai fatta felice, figlio mio, è andata con fortezza e con pace. Riprendo la lettura proprio da questo punto dove ci siamo fermati, e proseguendo in questo modo: anche la Maddalena appena convertita, dopo aver imbalsamato i piedi di Gesù e dopo aver deposto tutti i suoi gioielli ai piedi di lui, corse a trovare rifugio laddove è pace. Come disse Gesù a Marta: laddove si rigenerano le anime presso la generatrice senza macchia, presso quella che è tanto vita da aver ottenuto di avere dato al mondo il Cristo che è la vita. Tua sorella è da mia madre. Colloquio tra Gesù e Marta, qui, no? O non è la prima che raccoglie le vele in quel porto di pace dopo che il raggio soave della viva stella Maria l'ha chiamata a quel seno d'amore per amore muto e attivo del figlio suo. Tua sorella è a Nazareth. Ma come vi è andata? Chiede Marta. Se non conosce tua madre, la tua casa, sola, di notte, così, senza mezzi, in quella veste, tanta strada. Come? Come? Ribatte Gesù. Come va la rondine stanca al nido natio, traversando mari e monti, superando tempeste, nebbie e venti nemici? Come vanno le rondini nei luoghi di svernamento, per istinto che le guida, per tepore che le invita, per sole che le chiama? Anche lei è corsa al raggio che chiama. Alla Madre Universale, e la vedremo tornare all'aurora, felice, uscita per sempre dalle tenebre con una madre al fianco, la mia, e per non essere mai più orfana. Puoi credere questo? Sì, mio Signore. Marta è come affascinata. Effettivamente all'aurora arriva a Cafarno Maria Maddalena, accompagnata da Maria Santissima. La sorpresa è tale che Pietro si arresta un momento come inchiodato al suolo e dice a Gesù: tua madre e Maria di Magdala, insieme! Ma da quando? Da quando, risponde Gesù, Maria di Magdala non è più altro che Maria di Gesù. Intanto arriva a Cafarno Marta, sorella di Maria di Magdala. L'incontro e l'abbraccio tra le due sorelle è emozionante. A un certo punto Marta chiede alla sorella: ma come eri con Maria? La Maddalena china il capo. La soccorre la Madonna prendendola per mano e dicendo: è venuta da me come una pellegrina che vada al luogo dove può esserle detto il cammino da fare per raggiungere la meta, e mi ha detto: insegnami come devo fare per essere di Gesù. Oh, poiché in lei è volontà vera e totale,
ha subito compreso e ha preso questa sapienza, e io l'ho trovata subito pronta per prenderla per mano così e condurla a te, figlio mio, a te, Marta buona, a voi, fratelli discepoli, e dirvi: ecco la discepola e la sorella che non darà che soprannaturali gioie al suo Signore e ai fratelli suoi. E ai fratelli suoi, vogliatemi credere e amarla tutti come Gesù ed io l'amiamo. Ora, innanzitutto faccio una piccola confessione, perché allora qui stiamo dinanzi di nuovo ad una Dio incidenza, mi capita spesso durante le varie catechesi, queste piccole sorprese, insomma. Oggi è la festa di Santa Marta, mercoledì scorso era la festa di Maria Maddalena, no? Quindi siamo nel mese di luglio, in una settimana celebrate entrambe queste due sorelle, e ci abbiamo questo episodio. Io sinceramente non è una cosa voluta né pensata, né me lo ricordavo, insomma, no? Quindi subito dopo la conversione di Aglaia, qui si vede come la Madonna ha avuto una parte attiva fondamentale anche nella conversione della grandissima Maria di Magdala, e si assiste anche a tutti quanti questi colloqui da cui veniamo un pochino a conoscenza del cuore bellissimo sia di Santa Marta che del cuore Braveheart, veramente il cuore straordinario di Maria Maddalena. Quindi ringraziamo nel Signore, perché veramente, cioè, è una bella sorpresa, insomma, è una bella Dio incidenza. Anzitutto, la seconda cosa, ecco, sia Gesù che Maria spiegano come è arrivata Maria di Magdala dalla Madonna. Attrazione naturale, cioè come una rondine, come una pellegrina che va dal luogo dove può essere detto il cammino. Cioè, come Gesù bellissimo usa questa immagine, come le rondine che vanno dove devono andare, per cosa? Per istinto, per attrazione naturale, no? Allora qui io mi permetto di evidenziare che dalla Madonna ci vanno spesso e volentieri, sapete chi? Chi vive una conversione autentica, cioè la Madonna da un lato è causa di conversioni autentiche, nel senso che dietro ogni conversione autentica quasi sempre c'è la sua intercessione e la sua preghiera. Ma quando poi una conversione è autentica, come abbiamo sentito qui, cioè la persona desidera veramente vivere una vita cristiana autentica. Le parole di Maria Maddalena: insegnami come devo fare per essere di Gesù. Ecco, tutti quanti sappiamo che la vita cristiana può essere una vita, come dire, all'acqua di rose, può essere una vita che ci portiamo dietro per tradizione, per abitudine, oppure può essere una vita cristiana, come dire, impegnata, vogliamo chiamarla così, di alto profilo, di alto livello, tendente alla santità, e questa è un'altra cosa. Ecco perché la consacrazione, per esempio, molti conoscono e magari desiderano fare la consacrazione totus tuus, la famosa consacrazione monfortana. Sì, questa è una cosa molto bella, ed anche, come dire, molto, molto opportuna per certi aspetti, no? Molto, molto santificante, ma è bella ed è opportuna all'interno di una volontà della persona di accedere ad una autentica santità. Quindi, cosa è necessario per vivere per fare la consacrazione totus tuus? Per fare la consacrazione totus tuus, oltre a tante altre cose, insomma, compresa la preparazione immediata, a parte che la conoscenza anche degli scritti del Montfort, no? Quindi la conoscenza e l'assimilazione, la comprensione, ma soprattutto la consacrazione totus tuus serve a diventare santi, perché è un consegnarsi nelle mani di Maria, un mettersi alla scuola di Maria, un mettersi sotto il manto di Maria, perché ci accompagni alla più grande forma di santità possibile, alla più alta forma di santità possibile. E questo è assolutamente, come dire, è l'esperienza, più che l'esperienza, è la specialità di Maria Santissima, formare i santi, purché si abbia la buona volontà di essere formati. Interessantissime le parole che la Madonna dice
a Marta, no? Dice: guarda, è venuta una pellegrina, mi ha detto: insegnami come devo fare per essere di Gesù. E poiché in lei è volontà vera e totale, attenzione a questo passaggio, ha subito compreso, ha subito appreso, e io l'ho trovata subito pronta per prenderla per mano. Cosa è che Dio vuole, cosa è ciò di cui la Madonna ha bisogno, e ciò che è veramente nostro, è la nostra volontà. Cioè, il cammino verso la santità non è un gioco, d'accordo? Non è uno scherzo, non è una cosa così da nulla, è una cosa seria, impegnativa, bella, ma seria e impegnativa. E cosa ci vuole per percorrerlo? Devo essere già chissà chi, chissà che cosa, devo aver già acquisito chissà quali grandi virtù. Mi permetto di ricordare una cosa che ho ricordato tantissime volte, in tante catechesi, in tanti interventi, ma è cosa quanto mai importante ed essenziale. Santa Teresa d'Avila, quando dice e invita tutte le persone a percorrere il cammino della santità, anche il cammino dell'orazione, no? Dell'orazione fino ai gradi più alti della preghiera, fino addirittura al fidanzamento spirituale, al matrimonio mistico, ecco, dice: fate, per giungere a questo, come punto di partenza non ci vuole chissà che o chissà che cosa, ci vogliono due sole cose, due. Primo, una volontà ferma e risoluta. Qui la Madonna dice vera e totale, sono sinonimi, è la stessa cosa. Non una mezza volontà, non una velleità, perché tu non puoi imbarcarti in una impresa se non sei assolutamente determinato, capito? Determinato. E noi abbiamo questo potere perché la nostra volontà, cioè, sono io che decido quello che voglio fare, eh. Cioè, ragazzi, non è che nessuno mi obbliga o mi coarta. Si può fare qualunque cosa, basta volerlo. Certamente con l'aiuto della Divina Grazia quando si tratta di cose sante, no? Quando si tratta di cose non sante, basta anche solo volerlo. Quando si tratta di cose sante, ci vuole l'aiuto della grazia, ma la Chiesa ha sempre insegnato che l'aiuto della grazia certamente non manca a chi, cioè la scelta di voler diventare santi, evidentemente, cioè noi capiamo, no? È la prima cosa che Gesù ci ha insegnato a chiedere, perché nel Padre nostro la prima cosa che noi diciamo è sia santificato il tuo nome. La prima cosa del Padre nostro significa questa, è la preghiera che Dio certamente sempre esaudisce, perché le preghiere che formano oggetto delle sette petizioni del Padre nostro sono tutte sempre esaudite da Dio, senza nessun dubbio, altrimenti Gesù non ce l'avrebbe insegnato. D'accordo? Quindi figurati se Dio vede in una persona la volontà ferma e risoluta di diventare santo se non gli dà la grazia. Ma figuriamoci, d'accordo? Gesù ha detto: più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli, no? Senza offesa al nostro Signore si potrebbe certamente parafrasare, cioè più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che Dio non dia la grazia a chi vuole diventare santo, quindi assolutamente. Quindi volontà ferma e risoluta. E seconda cosa, perché non basta, d'accordo? Perché noi viviamo nel tempo. Oggi mi sembra di averci la volontà ferma e risoluta, ma domani... Ma dopodomani, ok? Allora, se domani e dopodomani dobbiamo certamente fare un secondo step, costanza e perseveranza, cioè iniziato che si sia questo cammino non si interrompe. E la perseveranza ci difende dall'usura del tempo, perché la santità non è cosa di 2 minuti. O di un giorno, o di una settimana, o di un mese. La santità è un cammino di una vita. Cioè, a volte per dominare un nostro difetto ci possono volere anni, anche 10 anni, anche 20 anni, anche 30 anni, anche 40 anni. Sant'Ignazio di Loyola diceva che lui aveva un temperamento iracondo. Sant'Ignazio di Loyola scrive che per dominare l'ira ci ha messo 40 anni. Per imparare a dominare l'ira, a non arrabbiarsi più. Sono tanti 40 anni, eh? Quindi, San Francesco di Sal, che è passato alla storia come il santo della dolcezza,
ce ne ha messi 22. Che vogliamo fare? La perseveranza ci custodisce e ci permette di vincere la difficoltà dipendente dal protrarsi del tempo. Le cose che noi facciamo in questo mondo, tutte hanno bisogno di tempo. Solo Dio vuole e quella cosa, stac, appena la vuole, si fa e si ha. Per noi non funziona così. Non funziona così. Noi siamo temporali. Siamo temporali e temporanei. Quindi ci sta lo sforzo del tempo, protratto nel tempo. Poi c'è la costanza, perché oltre al problema tempo ci sono anche le difficoltà, i bastoni tra le ruote. Il diavolo certamente non ci lascia in pace se vogliamo diventare santo, ci mette 100.000 bastoni fra le ruote, lui direttamente o attraverso i suoi collaboratori volontari e involontari. E delle volte sono cose assai snervanti, cose assai fastidiose, cose assai dolorose. Quindi, come si superano le difficoltà? Con la costanza. C'ho questa difficoltà, vado avanti, non mi scoraggio. Addirittura le difficoltà, ricadono in peccato, vado a confessare e continuo. Quindi si va avanti, sempre. Ecco, a queste condizioni, così abbiamo fatto pure un po' di lezioni mariane. Ah, vai subito a fare la consacrazione totus tuus, d'accordo, tranquillo. Perché se trova questo in te, la Madonna farà di te un grande santo, sicuramente, senza nessun dubbio. Se questo non c'è... Allora, andiamo avanti, perché qui c'è un altro passaggio, vorrei... Ai ai ai, vediamo se riusciamo a farlo tutto questa sera, proprio a chiudere. Sì, forse sì. Bene, proseguiamo la lettura dell'episodio Maria di Magdala, Maria Santissima, quindi colloquio molto molto bello e molto edificante che c'è tra le due. Durante il viaggio verso Betlemme di Galilea, Maria Santissima completa la sua opera con la celebre convertita. Mio figlio trova riposo nella preghiera, dice piano Maria. La Maddalena le risponde. Credo che gli sia anche indispensabile isolarsi per mantenere il meraviglioso dominio che ha e che il mondo mette a dura prova. Sai, madre, ho fatto quanto tu mi hai detto. Ogni notte mi isolo per un po', per un tempo più o meno lungo, per poter ristabilire in me stessa la calma che molte cose turbano. Mi sento molto più forte dopo. Per ora forte, più tardi ti sentirai beata, risponde subito Maria. Credi pure, Maria, che sia nella gioia come nel dolore, sia nella pace come nella notte, lo spirito nostro ha bisogno di tuffarsi tutto dentro all'oceano della meditazione, per ricostruire ciò che il mondo e le vicende abbattono e per creare nuove forze per sempre più salire. L'orazione, per essere realmente tale, deve essere amore. Altrimenti è borbottio di labbra dal quale l'anima è assente. Prima pausa, perché qui è un punto assolutamente fondamentale. Questo vale per tutti noi. Io, se mi posso permettere, anche un consiglio che do a tutte quante le anime che desiderano crescere un pochino nella vita interiore. Noi dobbiamo imparare ogni giorno. La Madonna consiglia di farlo la sera, ma si può fare. L'importante è farlo. Dobbiamo stare un quarto d'ora, 20 minuti, da soli con Dio, a ruota libera, quindi isolandoci, niente telefono, niente tablet, niente di niente. Io capisco, insomma, una persona magari ha famiglia, impegni familiari, se riesce a rubare sti 20 minuti, meglio. Se non ci riesce, c'è il proverbio ad impossibilia nemo tenetur, però sono preziosissimi.
Noi stiamo cuore a cuore con Dio e gli parliamo di tutto. Troviamo in Lui pace, troviamo in Lui ristoro. Gli sottoponiamo le questioni su cui abbiamo bisogno di comprendere la sua volontà, di fare discernimento, e fondiamo davanti a Lui i nostri affetti, le nostre lacrime, c'è qualcosa che ci fa soffrire, impariamo a piangere sulle sue ginocchia, non andare a piangiucavando in giro e a cercare consolazione dalle creature o in tante altre cose. Cioè, questo tempo è un tempo fondamentale. Io lo consiglio vivissimamente, perché se non si vive questo quotidiano momento nostro con Dio, soli noi e Lui, non si interiorizzerà mai un rapporto personale con Lui. E anche la nostra vita di fede sarà sempre in qualche modo solo mediata. Per carità, le mediazioni sono importanti, i sacramenti sono importanti, per carità, la vita della Chiesa si fonda tutta sul principio di mediazione, e si fonda sul principio di mediazione per volontà di Gesù. Quindi le mediazioni non vanno mai bypassate, ok? Però non è solo quello. Cioè, il nostro rapporto personale con Gesù deve essere coltivato da noi, e non c'è nessuno che può farlo al posto nostro. Proseguiamo la lettura, perché saliamo a un punto ancora più interessante, no? Ma parlare con Dio, chiede Maria Maddalena, è lecito quando si hanno le labbra ancora sporche di tante parole profane? Io nelle mie ore di raccoglimento che faccio, come tu mi hai insegnato, tu mio apostolo dolcissimo, faccio violenza al mio cuore che vorrebbe dire a Dio: io ti amo. No, risponde la Madonna. Perché? Perché mi pare che farei sacrilega offerta a offrire il mio cuore. Sentite la risposta della Madonna qui, eh. Non lo fare, figlia, non lo fare. Il tuo cuore è prima di tutto riconsacrato dal perdono del figlio, e il padre non vede che questo perdono. Uno. Ma se anche Gesù non ti avesse ancora perdonata, e tu, in una solitudine ignorata che tanto può essere materiale come morale, gridassi a Dio: io ti amo, padre, perdona le mie miserie, perché io di esse me ne spiaccio per il dolore che ti danno, credi pure, o Maria, che il Padre e Dio ti assolverebbe di suo, e caro gli sarebbe il tuo grido di amore. Vi prego di ricordare queste parole di Maria Santissima. Queste, attenzione, rettamente interpretandole, senza assolutamente pensare che si abbia nessuna dispensa, ecco, da celebrare quando è possibile il sacramento della confessione, che è sempre la forma ordinaria per avere il perdono di Dio. Ecco, ma in circostanze straordinarie, d'accordo? Una persona che si trova nell'impossibilità soggettiva di confessarsi, invochi la misericordia di Dio. Certamente, se rimane poi sulla terra, la Chiesa insegna che alla prima possibilità dovrà ricorrere alla confessione, ma se Dio non voglia e si trovasse in una condizione che rischia la morte, che fa? Invochi la misericordia di Dio, e se la invoca col cuore, con un cuore innamorato e con un cuore pentito, è lecitissimo sperare dinanzi a queste parole che, anche qualora mancasse il sigillo sacramentale, che ripeto noi non possiamo darci da esso volontaria e personale dispensa, ma qualora risultasse impossibile e se arrivasse all'appuntamento con sorella morte senza di esso, almeno chiediamo perdono a Dio. Perdonatemi se posso sembrare un pochino pedante, ma è facilissimo fraintendere e travisare, questo l'ho imparato dopo 15 anni di esperienza, insomma, alcune frasi, per cui è sempre meglio, come dire, rischiare la pedanteria piuttosto che andare poi a essere travisato. Ho fatto esperienza purtroppo di queste cose, non una volta sola. Quindi teniamolo presente, no? E quando ci viene da dire ti amo al Signore, purché sia una cosa detta col cuore, come dice la Madonna, adesso continuerà, non abbiamo nessuna timore, è la forma più alta di preghiera. Il ti amo a Gesù è la forma più alta e più gradita di preghiera. Se la nostra preghiera non fosse altro che ti amo, saremmo già arrivati ai vertici, insomma, della preghiera.
La Madonna prosegue: abbandonati, abbandonati all'amore. Sentiamo le rivolte a noi, sta parlando a Maria di Magdala, ma sta parlando a me e a te, la Madonna. Abbandonati all'amore, non fare violenza ad esso, lascia anzi che esso divenga violento come incendio avvampante. Magari sentissimo, sentissimo nel nostro cuore, come diceva Santa Teresa di Gesù Bambino, bruciati dall'amore a Gesù e a Maria. Magari, cioè, sarebbe la grazia più grande che ci potrebbe accadere. L'incendio consuma tutto ciò che è materiale, ma non distrugge una molecola di aria. Guardate, la Madonna è esperta anche in fisica. Molto interessante questa cosa, no? Perché l'aria è incorporea, anzi la purifica dai detriti minuscoli che i venti vi seminano, la fa più leggera. Così l'amore allo spirito consumerà più presto la materia dell'uomo, se Dio lo permette, ma non distrugge lo spirito. Anzi, ne accresce la vitalità e lo fa puro e agile per l'ascensione a Dio. Vedi là Giovanni? È proprio un ragazzo, ma pure è un'aquila. È il più forte di tutti gli apostoli, perché ha compreso il segreto della fortezza, della formazione spirituale, la amorosa meditazione. Io penso che darò il titolo alla catechesi di questa sera con queste parole. La amorosa meditazione, magari ce la ricordassimo. Guardate la Madonna come aveva fatto subito la radiografia e la foto a San Giovanni Evangelista. Un ragazzino, cioè la Madonna dice un ragazzo, ma un ragazzino, ci avrà avuto 18, massimo 20 anni quando ha incontrato Gesù. E alcuni apostoli ce l'avevano, insomma, una settantina sicuramente, eh? Bartolomeo e Simone lo Zelota sembra che fossero abbastanza avanzati negli anni, forse non arrivano a 70, ma quasi. E quel ragazzino però era il più forte di tutti e l'ha dimostrato, perché anche se anche lui la sera del Giovedì Santo si è addormentato mentre Gesù agonizzava e è scappato, poi però si è ripreso e lui sotto la croce ci stava. Quindi e il suo segreto, la amorosa meditazione, il segreto per diventare forti, forti nella fede, forti nelle virtù, forti nelle nostre motivazioni, forti nella nostra scelta di seguire il Signore, forti dinanzi alle difficoltà, è il segreto, ecco perché ve l'ho raccomandato. Il dialogo prosegue: ma lui è puro, lui è un ragazzo, io puntini puntini, no? Io. E la Madonna risponde: e guarda allora lo zelote, non è un ragazzo, ha vissuto, ha lottato, ha odiato. Credo che in altre circostanze abbiamo già spiegato che Simone lo zelote, insomma, era lo zelote zelote, quindi era uno zelota, quindi era un violento, quindi ha avuto una vita veramente molto travagliata, ed era il numero due, che Simone lo Zelote anche durante la passione, secondo gli scritti di Maria Valtorta, è l'unico a riprendersi subito e a non uscire fuori di testa, no? Grande uomo di meditativo, una figura bellissima, amico di Lazzaro anche, una meravigliosa figura. Ha vissuto, ha lottato, ha odiato e glielo confessa sinceramente, ma ha imparato a meditare e lui pure, credimi, è bene in alto. Adela Madonna, che occhio che c'aveva, come squadrava bene tutti quanti gli apostoli, no? Tanta roba. C'è una bellissima messa in onore della Madonna, a proposito, si chiama Maria, madre e maestra di vita spirituale. Una messa stupenda tra le messe in onore della Madonna, no? E lui pure, credimi, è bene in alto. Vedi, si cercano quei due, perché si sentono uguali. Ed è la Madonna che approva il proverbio similes cum similibus. Ed in effetti Simone lo Zelote e San Giovanni Evangelista erano amici, stavano volentieri insieme. Similes cum similibus. Poiché si sentono uguali, hanno raggiunto la stessa età perfetta dello spirito e con lo stesso mezzo, l'orazione mentale.
amorosa meditazione. Tutti i santi, la Madonna qui certamente è la regina dei santi, hanno insegnato che se non ti impari a fare l'orazione mentale, che culmini nell'amore, non soltanto uno scervellamento sopra idee o contenuti spirituali, no? Ma che culmini sempre nell'amore, santo non ci diventi. Per essere ragazzo è divenuto virile nello spirito, e per essere già vecchio e stanco è ritornato ad una virilità forte. E sai un altro che senza essere apostolo sarà, anzi è, molto avanti per la sua tendenza naturale alla meditazione, che da quando è amico di Gesù è divenuta la necessità spirituale? Tuo fratello. Lazzaro mio, risponde Maria di Magdala, oh madre, dimmelo, tu che sai tante cose, perché Dio te lo mostra, come mi tratterà Lazzaro al primo incontro? Prima taceva sdegnoso, ma lo faceva perché io non sopportavo osservazioni. Sono stato molto crudele con i fratelli. Ora lo comprendo, ora che sa che può parlare, che mi dirà? Temo il suo aperto rimprovero. Oh, certo mi ricorderà tutte le pene di cui sono causa. Io vorrei volare da Lazzaro, ma ne ho paura. Prima ci andavo e neppure ricordi della mamma morta, le sue lacrime ancora vive sugli oggetti da lei usati, lacrime per me, per mia colpa, mi turbavano. Il mio cuore era cinico, sfrontato, chiuso ad ogni male, che ad ogni voce che non fosse male. Ma ora io non ho più la malvagia forza del male e tremo. Che mi farà Lazzaro? Ecco, prima di sentire la risposta della Madonna, che è molto bella, facciamo un altro pit stop, ecco, su queste considerazioni. L'amicizia spirituale tra Simone lo Zelote e San Giovanni Evangelista, fondata su cosa in realtà? Sulla profonda amicizia maturata nel cuore con Gesù. Attenzione, gli apostoli stavano tutti quanti insieme, erano tutti, diciamo così, umanamente, si passa questo termine, amici di Gesù, ci hanno vissuto insieme, d'accordo? Ma anche avere Gesù a fianco a te, quindi a gomito, giova poco se non preghi, se non lo frequenti nell'orazione mentale, nella amorosa meditazione. E quelli che lo frequentavano anche così si sono riconosciuti e sono diventati amici. Uno, pur essendo un ragazzino, è diventato un adulto nello spirito, e un altro, pur essendo una persona, come dire, provata, diciamo, che si porta sulle spalle il fardello di una vita difficile e disordinata e violenta anche per tanti aspetti, ritrova la virilità forte. Ecco. E la Madonna dice, introduce un altro, Lazzaro. Lazzaro era il miglior amico di Gesù, beato a lui. Cioè, Gesù ha voluto vivere nella vita terrena l'esperienza molto bella ed edificante dell'amicizia. Lazzaro era l'amico suo. Bella cosa, no? E qui Maria di Magdala si introduce raccontando anche un pochettino della sua esperienza di prima. Come tutte, purtroppo, Maria di Magdala chi era, per chi non lo sapesse, insomma, per come emerge dall'opera, non era una prostituta prezzolata, mi si perdoni il termine, quindi una di quelle che va in giro a uomini a pagamento. No, no. La Maddalena era quella che oggi chiameremmo, insomma, era una donna che andava con gli uomini, con chi voleva, per diletto, per piacere, d'accordo? Si godeva la vita, stava in mezzo ai patrizi. E come tutte quante le donne che disgraziatamente scelgono questo stile malsano, immorale, anche se oggi molto diffuso, di vita, era caratterizzata da sfrontatezza, strafottenza, sprezzo del prossimo. Se il fratello provava a implorarla, anche a dire, cioè, insomma, aveva fatto morire la madre di crepacuore, questa figlia sciagurata, perché a quei tempi, insomma, vivere in questo modo, cioè, era una vergogna per la famiglia. E
ma lei stessa definisce il mio cuore era cinico, sfrontato, chiuso ad ogni voce che non fosse male. Con la grande compassione che dobbiamo avere anche per te, purtroppo, sorelline o sorellone che vivono in questo modo, hanno dei comportamenti e degli atteggiamenti inqualificabili, non giova assolutamente a nulla riproverarle o riprenderle. Lazzaro a un certo punto lo aveva capito e si era chiuso in un silenzio sdegnato, insomma, quella era anche la sorella, ma a un certo punto ha capito che non serviva a niente stare a correggere, a rimproverare, perché tanto si incontravano decise opposizioni, insomma, e chiusura radicale. Ecco, quindi dice, adesso che succederà? Come mi accoglierà? E sentite cosa le risponde la Madonna. Ti aprirà le braccia e ti chiamerà più col cuore che con le labbra sorella diletta. È tanto formato in Dio che non può che usare questo modo. Non temere, non ti dirà una parola sul passato. Egli è come se io lo vedessi, è là a Betania e gli sono ben lunghi i giorni dell'attesa. Attende te per stringerti sul cuore, per saziare il suo amore di fratello. Tu non hai che amarlo come ti ama lui, per gustare la dolcezza di essere nati da un seno. Lo amerei anche se mi rimproverasse, risponde Maria di Magdala. Me lo merito, ma egli ti amerà soltanto, le ribatte Maria, questo solo. Attenzione, qui una cosa molto interessante, prima di chiudere questa puntata che quasi avvolge al termine, è quello che la Madonna dice di Lazzaro e la motivazione che ne dà. Ti apri, spalancherà le braccia, ti abbraccerà e ti chiamerà sorella diletta, non ti rinfaccerà il passato, non una sola parola. E la Madonna spiega perché. È tanto formato in Dio che non può che usare questo modo. Quindi il modo dell'amore e della vera misericordia è quello divino. Quando amiamo, figlioli miei cari, ricordiamo sempre che non ci sbagliamo mai. Quando non amiamo, anche se ci abbiamo tante buone ragioni, mille cose, mille questioni, rischiamo sempre di allontanarci dalla volontà di Dio. Io desidererei tanto, insomma, che queste cose scendessero nel mio cuore profondamente e poi anche nel cuore di tutti, certamente non per la fonte da cui provengono. Questo è quello che Gesù ci insegna. Pensiamo alla parabola del figlio del prodigo, no? Quindi Lazzaro sarebbe un interprete perfetto, ecco, del padre misericordioso che... Perché se una persona è pentita sinceramente, Maria di Magdala è pentita sinceramente, cioè quando una persona è pentita sinceramente, lì è il momento veramente in cui si spalancano le braccia. Le braccia del padre non si spalancano quando una persona non è pentita sinceramente. Quando una persona sta facendo una recita, perché davanti a Dio non si fanno recite. Quando una persona fa una confessione, per esempio, tanto per farla, senza neanche, come dire, credersi sul serio, mette in mezzo alla strada un sacramento. Ma quando una persona è sinceramente pentita, non esiste altro modo adeguato per rapportarsi con lei che l'abbracciarla e accoglierla e non dirle una parola, perché le parole di mortificazione, lo vediamo anche qui, Maria di Magdala, se le dice da sola, dice, lo amerei anche se mi rimproverasse, me lo merito. Una persona che è sinceramente convertita e pentita, la penitenza, il rimprovero e tutto quanto ciò che dice... Se li dà da soli, non c'è bisogno che glieli diamo, noi sopra, no? Ecco. L'unico problema è un cammino di conversione autentica, quindi che si tratti di una conversione, di un pentimento sincero. Quando c'è questo, spalancare le braccia della misericordia, senza nessun timore. Quando questo non c'è, è invece Dio stesso. Se questo non c'è, non spalanca le braccia della misericordia, certamente continua a guardare il figlio con un amore di compassione, con un amore che lo cerca, ma non è ancora evidentemente a questi livelli, perché il fine dell'amore di Dio è di liberarci dalle spire del male, e una volta che siamo stati schiavo di esso, ciò che ci libera dalle spire del male è il pentimento sincero,
perché il pentimento è sincero quando si soffre per il male fatto, si detesta il male fatto con tutto noi stessi e si prende la fermissima risoluzione di non farlo mai più. Cioè Maria di Magdala era un'altra persona rispetto a quella che era prima. Degno di rilievo, e concludiamo, è anche l'addio della Vergine alla Maddalena. Così con questo episodio chiudiamo la sezione dedicata a Maria Madre della Misericordia. Addio Maria, bellissime parole insomma di Maria Santissima a Maria di Magdala. Ricordati che hai pianto sul mio petto il tuo primo felice pianto. Perciò ti sono madre, perché una creatura piange il suo primo pianto sul petto della sua mamma. Ti sono madre e tale ti sarò sempre. Quello che ti può pesare di dire anche alle più dolci delle sorelle, alla più amorosa delle nutrici, vieni a dirlo a me. Ti comprenderò sempre. Quello che non oseresti dire al mio Gesù, perché è ancora inteso di un'umanità che in te non vuole, vieni a dirlo a me. Ti compatirò sempre. Allora io, se potessi fare uno screenshot di questa frase, e vi suggerirei vivamente di attaccarvela sopra il letto, perché questa è cosa che Maria Santissima dice a Maria di Magdala, ma questa la dice a me e a te. Qualunque cosa ci succeda, qualunque, andiamo a parlarne con la Madonna. Imparare a parlare anche con la Madonna, non soltanto con Gesù. Anzi, alla Madonna si possono dire quelle cose che a Gesù, anche se le sa, ci peserebbe dire, perché magari ci tirerebbe un pochino le orecchie da quel Dio che è. Vieni a dirlo a me, ti comprenderò sempre. La Madonna comprende i cuori dei suoi figli, anche i cuori dei suoi figli peccatori. Attenzione, comprensione non vuol dire approvazione, no, tanto meno benedizione, non andiamo a farci idee malsane e blasfeme. Comprensione vuol dire che comprende la nostra miseria, comprende la nostra debolezza, comprende il nostro cedere alle tentazioni, comprende il fatto che siamo deboli perché macchiati dai fomiti del peccato originale, tutte queste altre cose, e è sempre una parola di amore, di consolazione, di incoraggiamento. Ma questo San Luigi Maria Monforte lo scrive, ecco perché abbiamo accennato la consolazione totus tuus, la Madonna bisogna conoscerla, no? E San Luigi dice: perché farsi schiavi di Maria? Diceva, perché, dice Gesù, è certamente il nostro fratello, il nostro amico, cioè con Gesù dobbiamo avere un rapporto intimo, filiale, amorevole, non un rapporto fondato sulla paura o sulla distanza, perché è stato lui stesso a, come dire, a annullare le distanze. Ah, attenzione, che al nostro Signore il distanziamento non ci piace, si permetta questa battuta, ecco, perdurante strascico di pandemia, il Signore il distanziamento non ci piace, d'accordo? Però resta anche vero che oltre che il nostro amico, il nostro fratello, Gesù Cristo è anche il nostro Dio, sarà anche il nostro giudice. E quindi la Madonna, l'abbiamo sentita dire che per lei c'è solo l'amore e la misericordia, ma per Gesù c'è anche la giustizia, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Quindi, e né la confidenza che abbiamo con lui può mai diventare la madre della mala creanza e farci dimenticare che egli è il nostro Dio oltre che il nostro amico e il nostro fratello. Ma la Madonna, siccome è una di noi pur essendo piena di grazia, era tutta amore, era tutta comprensione, ecco, e quindi possiamo andarle a confessare anche qualche marachella, ma non certo per averne, d'accordo, cioè, ciò che ci, come dire, rincrescerebbe farne oggetto magari di un dialogo con Gesù. Certo che se abbiamo fatto un guaio dobbiamo andare a confessare, d'accordo, per forza, però magari prima di andare a confessare ci facciamo una chiacchierata con la Madonna che ci farà sentire un pochino consolati, ci darà anche la forza e il coraggio di andare a confessare quella cosa, no? Quindi questo teniamolo presente. E quello che sempre dice: ti sono madre, hai pianto il primo pianto sul petto della mamma, no? Sul petto si piange sempre,
ogni bambino piange il primo pianto sul petto della mamma. Tu hai pianto il primo pianto della tua vita di peccato. Quindi ti sono madre, ti sarò madre sempre. Vieni sempre da me, ti comprenderò sempre. D'accordo? Ti comprenderò e ti compatirò sempre. È la consolatrice degli afflitti, è l'aiuto dei cristiani, è la speranza dei disperati. Ecco, quindi quello che ha fatto con Maria di Magdala, la Madonna certamente lo farà con ciascuno di noi. E quindi in ogni difficoltà grossa, tutti da Maria e tutti a sperimentare e conoscere la sua bontà, la sua grazia, la sua consolazione. Alla prossima puntata, quando Dio vuole, figlioli miei cari, adesso non so dire una data, ma certamente ci sarà. Chi vuole essere aggiornato sulle mie attività, basta che segua la pagina Facebook, dove ci sono i programmi quotidiani, o può chiedere attraverso i social ai miei collaboratori di avere il link al mio canale Telegram, dove tutti i giorni c'è l'aggiornamento di quello che è la mia attività apostolica anche sul web. Dio vi benedica a tutti, una santa notte.